Buonasera e bentrovati ad una nuova puntata di Goal Show, speciale calciomercato. Oggi tante novità, tanti ospiti importanti, ma partiamo subito col presentarvi il parterre di questa puntata. Partiamo da lui alla mia destra, il re del calciomercato, impegnato con le incursioni di mercato a dribbling europeo in attesa della ripartenza della domenica sportiva, Ciro Venerato. Salve Anna Maria, buonasera a tutti. Abbiamo diverse notizie di mercato, una proprio fresca, la diamo al volo. Il Napoli ha rinnovato il contratto di Lorenzo fino al 2026. Di fatto De Laurentiis ha sfruttato un'opzione siglata già ad agosto col suo agente Giuffredi e ovviamente l'ha depositata in Lega, e quindi tecnicamente il calciatore è del Napoli fino al 2026. Scusa, di Lorenzo o Lorenzo? Di Lorenzo. Ah, scusa. Fai un po' di confusione. No, poi più avanti parleremo di Lorenzo. Ah, okay. Quello è un po' più duro. Ormai l'abbiamo inquadrato, quindi ha svelato la sua presenza da solo il presidente del Napoli Calcio Femminile, Lello Carlino. Buonasera a tutti e grazie per essere qui con voi, grazie. Il piacere è nostro, Lello, e poi Dulcis in fundo, il parterre intorno al mio tavolo, è tornato lui, Pierpaolo Petino. Buonasera a tutti, buonasera Anna Maria, ottimo parterre, ma anche tanti amici che si collegheranno tra poco con noi. Esatto, e a proposito degli amici che si collegheranno tra poco, è arrivato il momento di presentare anche Sandro Sabatini, anche questa sera con noi in collegamento. Sandro, ben trovato. Ciao, ciao Anna Maria, ciao a tutti, buonasera, è un piacere anche vedere il presidente Carlino, perché io sono un fan da lontano del Napoli femminile. Grazie. Eh sì, una bella realtà, poi appunto abbiamo qui il presidente per parlare dopo di tutte le varie trattative, conferme, addii. Insomma, è stato un calciomercato molto movimentato anche per il Napoli femminile, ma ne parleremo tra poco, perché adesso c'è un ospite molto importante per me, è un grande orgoglio presentarlo, il presidente del CONI, Giovanni Malagò, lo abbiamo qui in collegamento telefonico, benvenuto. Buonasera a voi, grazie dell'invito, buonasera a tutti. Buonasera, le volevo fare a nome di tutti complimenti per il grande lavoro che sta facendo la federazione, non solo nel calcio con la nazionale che ci sta facendo sognare, ma dal tennis al basket, risultati sportivi davvero importanti ed entusiasmanti per la nostra nazione, quindi veramente complimenti. E poi insomma le passo, parto da una persona in particolare, come ho detto alla mia destra, Ciro Venerato, che le vuole fare qualche domanda. Buonasera Giovanni. Innanzitutto ti faccio i complimenti, perché credo che dopo Onesti sei per candidarti tra i presidenti storici del CONI. Negli ultimi due anni lo sport italiano con te ai vertici ha raggiunto risultati quasi impossibile. Il calcio italiano dopo l'eliminazione mondiale sembrava morto. Domani ci giochiamo l'ingresso in finale. Ieri abbiamo esultato a Belgrado con i ragazzi della pallacanestro. Abbiamo riscoperto il tennis a Wimbledon. Ospiteremo Cortina alle Olimpiadi e tanti altri risultati ancora in altre federazioni. Ed altri invece che andavano già bene e che ovviamente hanno confermato grandi risultati come la sperma e tutto. Ti faccio subito due domande. Una ovviamente, Giovanni, sulla stretta attualità. Come vedi la gara di domani? Ci siamo un po' rubati il tiki-taka spagnolo, perché la squadra che gioca il calcio più bello d'Europa oggi è la nostra Italia, di Roberto Mancini. Allora, Ciro, innanzitutto ciao, buonasera a tutti. Grazie per i complimenti, ma sono molto felice di quello che sono stati i risultati ottenuti negli ultimi tempi, negli ultimi mesi. Devo dire che c'è un lunghissimo lavoro di semina che è stato fatto con attività di vertice, la preparazione olimpica, il coordinamento con le federazioni. Noi con lo straordinario risultato di ieri a Belgrado contro la Serbia abbiamo frantumato qualsiasi record di sempre, portando 384 atlete ed atleti che, credetemi, oggi qualificarsi alle Olimpiadi non dico che come vincere una medaglia, ma insomma in alcune discipline forse è addirittura più complicato. Abbiamo la rappresentanza sia a livello individuale sia a livello femminile più importante di ogni epoca. Poi non è detto che la quantità sia anche sinonimo di risultati, però teoricamente più frecce c'hai e più è probabile che riesci a ottenere risultati. Noi come Italia abbiamo, lo dico con molta franchezza anche se posso sembrare di parte, fuori dai nostri confini abbiamo un incredibile prestigio,
credibilità dovuto a chi mi ha preceduto. Ringrazio Ciro che ha voluto ricordare Grande Onesti, che salvò il CONI dopo la Seconda Guerra Mondiale con la Costituente, ne ha fatto un modello di eccellenza. E noi abbiamo indubbiamente un sistema che, peraltro, negli ultimi anni, non voglio adesso creare nessuna forma di polemica, è stato pesantissimamente messo sotto attacco dalla politica, con delle considerazioni e delle scelte che poi tutti quanti, soprattutto del nostro mondo, hanno riconosciuto che erano profondamente sbagliate. Ma bisogna guardare adesso al futuro, e anche se sul campo si sono perse molte energie, molto tempo, e sicuramente ci si è dovuto occupare più di altre cose che non di quello che è la materia sportiva. Per finire al calcio, è tutto vero, oggi la nazionale è invidiata, siamo passati da un ranking che mi vergognavo quasi a guardare, alla possibilità addirittura di andare sul podio mondiale. Questo vuol dire tante robe, testa di serie nei gironi di qualificazione, europei, mondiali e quant'altro, ma poi è tutto l'effetto traino, perché soprattutto quando vado all'estero e parlo con i miei colleghi del CIO, sono onesto e si chiedono spesso e parlano del calcio. Merito indubbiamente della federazione, ha fatto un ottimo lavoro, merito appunto di Gravina, merito devo dire con franchezza di questa atmosfera che ha saputo creare Mancini. Mi permetto di ricordare quando 2 anni fa fu commissariata la federazione e la Lega contemporaneamente, e io ho avuto gli oneri e l'onore di quel commissariamento. Quando il segretario generale andai direttamente in Lega, proprio in quel momento fu fatta la scelta di prendere Mancini. Non mi sembrava affatto una scelta banale, tutt'altro. Nella vita, diciamo, ogni tanto non so se bisogna essere più fortunati che capaci, però oggi non c'è dubbio che siamo tutti molto orgogliosi di quello che sta facendo l'Italia. Poi sul concetto del tiki taka della Spagna uno ne può parlare quanto vuoi, è chiaro che per fare un certo tipo di gioco, ma non voglio assolutamente sostituirmi a chi fa l'allenatore di mestiere, deve avere gli uomini. Non capisco, non sopporto quelle persone che pensano di continuare a giocare gli stessi moduli, soprattutto lo stesso tipo di gioco, a prescindere dalle persone che hai come migliori rappresentanze del tuo paese. Tutto qui. Giovanni, prima di lasciarti a Sandro Sabatini e per Paolo Petino, una domanda in chiave napoletana, no? Ne parlavamo ieri sera a telefono. Napoli, al di là del calcio, è fiera del basket, che è tornato in A1, e del calcio femminile guidato da Lello Carlino, che tra l'altro è qui ospite nei nostri studi, perché così ha vinto il campionato di B e si è salvato, ed ora progetta cose importanti anche per Napoli femminile. E poi ovviamente in chiave calcistica sei amico di De Laurentiis, hai conosciuto Spalletti da vecchio cuore giallorosso e sei amico di Totti. Come lo vedi questo matrimonio tra Aurelio e Spalletti? Giovanni. Allora, innanzitutto saluto l'amico Carlino. Sì, conosco bene quello che è successo nel basket, perché è uno sport che seguo a livello quasi, diciamo, maniacale. Ho fatto i complimenti subito anche istituzionali per la promozione, e so perfettamente quanto questo progetto al femminile che Napoli ha abbracciato può avere un suo percorso assolutamente di grande crescita. Aurelio è un amico di famiglia, per cui io spesso, quando mi fanno delle domande, sono in una situazione, diciamo, di affettuoso, diciamo, non dico imbarazzo, ma complessità nel rispondere. Poi io cerco di essere sempre istituzionale, perché, cioè, io ho un ruolo pubblico, è un concetto un po' diverso, io sono eletto, non sono nominato, insomma, una situazione un po' particolare. Detto questo, penso che Aurelio con Spalletti ha giocato sicuramente una carta vincente. Il tecnico è eccellente, ovunque è andato ha fatto risultati importanti. Poi, se nella vita uno poi cerca tutto, come la moglie, la vuoi bella, la vuoi che cucina bene, la vuoi di rappresentanza, la vuoi sportiva, la vuoi che ti lascia fare le cose che vuoi, insomma, è qualche cosa uno deve saper rinunciare. Io penso che Spalletti, come tutte le persone intelligenti, magari nel tempo, questo vale per te, forse vale anche per me, vale per tutti, magari se ci sono dei lati caratteriali da smussare, probabilmente, come mi racconta, mi ricorda sempre il mio papà, bisogna utilizzare l'intelligenza delle persone con l'esperienza di chi ce n'ha di più.
questo è quello che penso. Altra questione su Napoli, lasciatemela dire, che è una riflessione, secondo me, che magari spesso o uno se ne dimentica o uno non ne tiene conto. Oggi Napoli è una città che io conosco benissimo, anche venerdì ero da voi perché un mio amico mi ha chiesto addirittura di celebrare un matrimonio civile, è stata una cosa bellissima, il maschio angioino, eccetera. Ma oggi Napoli, pur avendo una realtà, direi, di connotazione geografica complessa, cioè schiacciata da una parte il mare, dall'altra, diciamo, montagne, Vesuvio e quant'altro, oggi ha oggettivamente una realtà impiantistica di primissimo livello, e questo dovuto grazie all'intervento che è stato fatto per l'Universiadi, non c'è ombra di dubbio. E poi c'è qualche cosa che ti piange il cuore, c'è qualche impianto, qualche struttura periferica che è abbandonata, c'è la vicenda del Collana, insomma sappiamo benissimo che si può fare di più, però la realtà è che dopo Torino, che è peraltro una città molto meno popolosa e sicuramente con un contesto geografico ambientale diverso, e dopo Torino è quella che ha maggiori strutture diciamo impiantistiche, secondo me questo va sfruttato perché per anni siete stati indubbiamente molto penalizzati dalla realtà, e questo secondo me va capitalizzato, soprattutto se ci sono imprenditori appassionati, coraggiosi e disponibili come l'amico Carlino. Ecco, io questo penso, e questo vale soprattutto a livello multidisciplinare. Presidente, io la ricordo quando lei è venuto in sede, non so se lo ricorda, da Carpisa. Come no. E lì è stato proprio l'inizio forse di entrambi di un po' di fortuna, perché all'epoca ero in Serie C col Napoli, abbiamo fatto pure noi un percorso da una Serie A. Una bella cavalcata. Io però sull'impiantistica sicuramente avete fatto tanto, però ecco, questo per me è un punto dolente, perché proprio in settimana noi siamo stati sfrattati dalla federazione anche dai caduti di Brema, perché non è omologabile per il calcio di Serie A professionisti. Siamo costretti ad andare a Cercola. Non mi sembra giusto per il momento femminile, visti i grandi sforzi che la federazione, il CONI sta facendo per il femminile, che Napoli femminile non abbia una casa a Napoli. Questo per me veramente non riusciamo a trovare una soluzione, nonostante la disponibilità del sindaco, dell'assessore Borrelli, però purtroppo effettivamente noi i caduti di Brema, nonostante l'Universiadi, è assurdo che non è omologabile. Questo glielo voglio dire non per polemica, perché lo sai il rispetto che ho per lei. Per tutta la federazione, essendo molto amici, un presidente come me che rappresenta 20 imprenditori, perché deve anche capire che oggi siamo una Cenerentola rispetto al grande calcio femminile che si appresta con il maschile alle spalle. Noi vorremmo resistere, ma non dico che vogliamo essere aiutati, perché non ci siamo mai messo questo come obiettivo, lo facciamo per passione, non abbiamo nessun scopo di lucro se non che di vedere le nostre ragazze giocare a calcio, e soprattutto a Napoli con il nostro pubblico. Purtroppo noi da prossima stagione siamo costretti a emigrare a Cercola, che è un grandissimo stadio sicuramente di eccellenza, però non è Napoli. E spesso noi abbiamo chiesto anche al buon Aurelio, tramite i suoi uomini, di giocare anche una partita al San Paolo, ci è sempre stato negato. Non voglio fare polemica né con Aurelio né con lei, però vediamo di trovare una soluzione, non dico il prossimo anno, però per il futuro, per far ritornare queste ragazze a giocare a Napoli, che sia il Collana, che sia caduto di Brema, ma noi... Il Collana, siamo nati al Collana, lei lo sa, e siamo stati per 7 anni, vincemmo anche all'epoca con le altre associazioni sportive un bando, ci è stato tolto per una virgola, dico io, e abbiamo visto che è successo. Io spero sempre in lei, perché lo sa quanto la stima e la voglio bene, speriamo bene che ci può dare una mano, ma non era la sede opportuna, però non abbiamo mai tempo per parlare, visto che andiamo di corsa. Poi voglio anche citare soprattutto il femminile, loro che cosa hanno fatto, ma soprattutto... che è una cosa che a me mi tiene sempre presente, per la nazionale paralimpiana, che stanno facendo grandi risultati, dove noi spesso siamo anche gli sponsor. Adesso sentiamo la risposta, dopodiché devo volare da Sandro, che avrà sicuramente anche lui una domanda per il presidente. Allora, sì, conoscevo questa storia del caduto di Brema. Allora, quando io parlo dell'impiantistica, intendo dire che rispetto a 5 anni fa, oggi Napoli ha oggettivamente 6-7 impianti. Se voi prendete a Roma, praticamente c'è un palazzo che non è del comune, che sta all'Euro, palazzetto è chiuso, famiglia abbandonato, lo stadio olimpico non è di proprietà del comune, cioè oggettivamente, parlo di Roma, per non parlare di Milano, perché probabilmente grazie a Milano Cortina sarà in condizione di fare qualcosa di diverso rispetto a quello che esisteva. La specificità del calcio femminile certo che è un problema,
Il problema secondo me è risolvibile solo esclusivamente al Collana. Penso che non ci imbarchiamo adesso a parlare del Collana, che sennò facciamo molto tardi. È una vicenda che ha del grottesco e surreale, la conosco anch'io perfettamente. Mi auguro che una volta per tutte e dalla prossima stagione. Però vedi, io una considerazione la devo fare. Allora, l'omologazione del campo. Allora, qui bisogna a un certo momento essere chiari e essere drastici. È vergognoso che uno debba essere costretto a emigrare in un comune diverso anche su un impianto più importante. È vero, però è altrettanto vergognoso che se uno sistematicamente accetta di andare in deroga, perché purtroppo in tanti sport il palazzetto che c'è un problema di illuminazione, l'impianto che c'è un problema degli auto, un impianto che c'è un problema sulla sicurezza, un impianto che c'ha dei vincoli di altra natura, noi a questo punto autorizziamo automaticamente un intero sistema, cosa che peraltro è andata avanti per molti anni, ad accettare di giocare degli impianti dove onestamente non diamo credibilità al sistema. Questo non vuol dire che il problema non va risolto, ecco, questo mi permetto di dire. No, ma infatti noi siamo andati in deroga e abbiamo accettato, purtroppo capiamo anche che quando arrivano grandi club come Juve, Inter e Milan dobbiamo avere uno stadio decente, perciò abbiamo deciso subito di andare a Cercoli, che sappiamo che stadio è, però non è che è proprio la cosa ideale, va? Sabatini. Sì, adesso grazie. C'è sì. Sandro. Sandro, vai, volevi fare sicuramente una domanda al presidente. Sì, intanto al presidente dico che stanno per iniziare i 15 giorni, per lui forse più impegnativi, che arrivano ogni quadriennio, per me i più belli, da quando sono ragazzino e adesso non lo sono più da tanti anni, perché accendo la televisione dalla mattina, la chiudo la sera, quando vedo una maglia azzurra faccio il tifo, vado solo in confusione nella lotta o in altre discipline in cui, o nella box. Però per fortuna, insomma, si fa per dire per fortuna, nella box non abbiamo la box maschile dei pugili italiani e quindi non faccio confusione tra canottiera rossa e canottiera azzurra. Quando c'è una maglia azzurra faccio il tifo ed è bellissimo questo con le Olimpiadi. E quando c'è una maglia azzurra hanno voglia di fare il tifo anche i tifosi del Napoli, così cerco di abbracciare anche le domande che sono state fatte in precedenza, presidente, perché volevo chiederti, oggi De Laurentiis, già nominato parecchie volte finora, ha fatto una proposta che ha una sua ragionevolezza, una sua logica, cioè l'ammissione negli stadi del 25% quando ripartirà il campionato, no, facciamo il 100% per chi è vaccinato. Ora, il presidente del CONI che sta per andare a Tokyo, dove ci saranno delle misure molto particolari, e lo sappiamo, che lezione si potrà, che esperienza si potrà avere dall'Olimpiade, ma anche quale sarà la posizione del CONI quando ci sarà inevitabilmente, credo, un dibattito sull'apertura degli stadi, considerando gli stadi nella loro anomalia dell'aria aperta, che non è obiettivamente magari replicabile nei palazzetti di volley, di pallacanestro o nelle piscine del nuoto. Meglio il 25% per la prudenza, diciamo così, dei numeri, o il 100% come slancio anche di incentivo per i vaccini? Allora, ciao Sandro, innanzitutto felice che sei ciao, tra i malati di quei 15 giorni. Guarda. Vabbè, non ci dobbiamo dire niente, assolutamente. Detto questo, allora, in Giappone ci sarà una situazione che non è assolutamente mutuabile, spiegabile probabilmente, ma confrontabile con la realtà italiana o dei paesi, chiamiamoli occidentali. Perché? Perché hanno un numero di vaccinati molto basso, perché sono di cultura non in assoluto Novax, però hanno un'opzione, una priorità, e riescono a evitare che qualcuno entri da loro, che diciamo rivolgersi a fare dei vaccini. Questo vale anche su quello che magari è la febbre o altre malattie. È chiaro che quindi in automatico loro si mettono in condizione di difendersi nel senso, essendo anche un'isola, diciamo, di creare un cordone, un perimetro, e per cui il pubblico non può essere un pubblico che viene da fuori, può essere solo un pubblico locale, tant'è vero che pur avendo questa cultura di pochi vaccini o relativamente molto pochi vaccini, loro hanno avuto molti meno casi di noi in Europa in assoluto, non ne parliamo dell'America o del Brasile, soprattutto hanno avuto molti meno morti, e questo è il presupposto di partenza. E noi viviamo lì con l'obbligo di essere invece vaccinati,
ovviamente con tutte quelle che sono le equivalenti del green card, e soprattutto ogni giorno che il signore ha creato dobbiamo fare un tampone. Fino a quando il tampone non ti dà delle risposte molecolari, tu non esci fisicamente dal luogo dove tu sei tracciato. Allora, Aurelio dice, prendiamo il 100%, vacciniamoli tutti. Ma chi è che può dire che quello che dice Aurelio è una stupidaggine? Nessuno, perché se sono tutti vaccinati. Poi però bisogna andare a capire cosa significa innanzitutto la fila per dimostrare che sei vaccinato. Secondo, voi avete lo stadio San Paolo. Quante sono le volte in una stagione, anche col Napoli stellare, che voi avete visto che San Paolo è andato tutto esaurito? Terza situazione, siamo sicuri, questo non vale per Napoli, e per carità vale per tutti, che abbiamo visto anche recentemente qualche caso internazionale, che nessuno cerca, tra virgolette, di creare dei problemi con dei, diciamo, degli attestati di vaccinazione che sono al 100% regolari. Quindi quello che sta praticamente ai tornelli o fa i controlli dovrebbe essere anche una capacità ispettiva. Ultima questione, la mia non è un giudizio finale, ma è meglio partire, fai conto, col 25% su uno stadio outdoor e andare crescendo magari dopo qualche giorno, settimana, dal 50% al 75% e forse dopo qualche mese al 100%, o partire col 100% che rischio dopodiché, per un motivo che magari più o meno possiamo immaginare, si torna indietro non solo al 25% che si chiude tutto, perché a quel punto se tu ampli, tu metti in condizione la gente di fare gli abbonamenti, se fai anche gli abbonamenti poi c'è il rischio che se torni indietro i problemi diventano insormontabili. Allora secondo me, prima di dare dei giudizi così definitivi, bisogna vedere tutte le opzioni sul tavolo. Chiudo, è il CONI. Il CONI è un ente pubblico, il CONI noi siamo un'autorità indipendente, terza, riconosciuta a livello internazionale, ma facciamo parte di un paese, non possiamo disconoscere le leggi del paese, e su questo noi dobbiamo, l'abbiamo fatto molto molto bene, anche se spesso con grande complessità, soprattutto di valutazione e interpretazione di quello che sono le leggi delle autorità governative, in questo caso il CTS. Presidente, noi la ringraziamo. Prima di chiudere le volevo far fare una domanda dal nostro direttore Pierpaolo Petino, perché so che deve andare via, chiudiamo così. Pierpaolo, vai. Telegrafico, Presidente, ho letto che lei pensa che quello scoglio sul quale stava per infrangersi il mondo del calcio per la Superlega non è un argomento chiuso. Mi può spiegare meglio che cosa pensa che possa accadere, se è ancora un, come dire, un pericolo all'orizzonte per il calcio? Io ho detto questo, che in realtà non è disconoscere quello che tu hai voluto puntualizzare, ma è qualcosa di diverso, di più. Io dico che il tema per cui si voleva far nascere la Superlega è che, al di là dell'ambizione, diciamo, più o meno legittima, ma soprattutto frantumata da quello che è stato l'opinione della gente, dell'UEFA, delle altre società, delle leghe, delle federazioni, vabbè, di organismi internazionali, fermiamoci qui che è meglio. E qui c'è un problema, che praticamente tutti i soggetti interessati sono, salvo qualche rarissima eccezione che conferma la regola, sono tutti molto indebitati. E quando tu sei molto indebitato, ci metti un giorno, ci metti un mese, ci metti un anno, ci metti tre anni, ma prima o poi i nodi vengono a pettine. E di conseguenza tu ti devi inventare qualche cosa di più, di diverso. Non sarà la Superlega? Benissimo, è tramontata definitivamente? Tutti felici, tutti d'accordo, o più o meno tutti consenzienti? Ma sicuramente qualche cosa queste persone proveranno a fare, perché il problema oramai è chiaramente strutturale. Cioè, un certo tipo di club sono, direi, come posso dire, fisiologicamente in perdita. E secondo voi non è che puoi continuare all'infinito che questo avviene? Accade perché c'è qualcheduno che ha sempre comprato magari certi club perché il brand, perché gli investitori stranieri, ma alla fine qualcuno col cerino acceso rimane. Ecco perché io penso che qualcosa potrà sempre succedere e bisognerà guardare e vigilare. Giovanni, grazie. Io volevo ringraziarti a nome, grazie a voi. A nome, grazie a voi. Anche a nome della produzione. Grazie. E ti strappo una promessa: a settembre, quando ripartirà il campionato, un lunedì verrai qui a Napoli? Ci sarà pure Sandro, anche Sandro Sabatini. Ma quello può essere un deterrente. Ti giuro, però, mi sono messo a settembre dopo le Olimpiadi, a parte ci sono anche le Paralimpiadi. Detto questo, a Napoli vengo spesso per mille motivi. Quindi un lunedì, posso promettere a Emilio Villano che sarà dai nostri?
Giovanni. Vediamo il possibile. Ti abbraccio. Io se dico una cosa la mantengo sempre. Lo so. Non è possibile, promesso. Grazie Giovanni. Ciao, grazie tutti, mille, grazie. Presidente. Ciao, grazie a voi, grazie. E noi ci vediamo dopo la pubblicità. Eccoci qui, ben ritrovati dopo la pubblicità. Pensavate non ci fosse il sondaggio? Invece il sondaggio c'è qui Susi per presentarci la domanda del giorno. Buonasera a tutti. La domanda di questa sera è: il rinnovo a Maksimovic ci dovrà essere, sì o no? Rispondete in tanti al numero 081 20 45 50. Perfetto, grazie Susi. Grazie a voi. E adesso monitoreremo un po' quelle che saranno le risposte, poi girerò la domanda anche al tavolo, però vorrei partire da Sandro perché domani c'è un impegno molto importante per la nostra nazionale che si è qualificata alle semifinali, incontrerà la Spagna, tanti precedenti, insomma non è un incontro proprio come tutti gli altri ed è sicuramente una partita con una posta in palio non indifferente. Tu che partita ti aspetti, Sandro? Allora, intanto fammi dire che, come ha accennato Ciro Venerato, se Mancini è l'allenatore della nazionale, buona parte del merito va proprio a Malagò, che abbiamo appena avuto al telefono, perché il presidente del CONI, al di là della stima e della conoscenza che aveva per Mancini, l'ha indubbiamente indicato, appoggiato, ha fatto il famoso endorsement che poi è stato raccolto da chi doveva decidere per la federazione. Quindi complimenti a Mancini, complimenti a Malagò. Domani che partita sarà? Io sinceramente ho uno slancio di ottimismo, di fiducia, di speranza o forse semplicemente di tifo, perché tanto con la nazionale posso tranquillamente permettermi di fare il tifo senza dover render conto a nessuno e quindi io la vedo in maniera positiva anche domani. Sinceramente io vedo questa Italia ben impostata. Sì, un'identità di gioco ben chiara, un'Italia propositiva che diverte, no? Perché propone, come ha detto Ciro prima, un po' sostituito il tiki-taka e ci sta facendo veramente rifare gli occhi perché è una bella squadra, è un grande gruppo. Secondo me è un'Italia che sa giocare in tutti i modi, sa giocare il tiki-taka, sa giocare il contropiede, sa giocare muovendosi sulle fasce, sa giocare sfruttando l'inserimento delle mezzali, sa giocare con i difensori schierati a zona sui calci piazzati, oppure con Chiellini che marca uomo, Lukaku e Bonucci che fa il libero. Questa è la grandezza di questa nazionale, oltre al gruppo, oltre ai giovani, oltre alle scelte di Mancini e naturalmente la grandezza di questa nazionale è anche uno spirito che, guardate, io lo ripeto perché, ripeto, l'ho detto anche qui, io rivedo lo spirito della Sampdoria che 30 anni fa vinceva lo scudetto. L'allegria. Diciamo che come la canzone di Giovanotti e Gianni Morà. Ci sono ragione, comunque, Sandro. Anche se... Ma ha ragione, Sandro, perché insomma lui l'ha vissuta sicuramente più di me. Io ero agli inizi, insomma, però ricordo che la Sampdoria che spesso seguivo quando veniva giù al centro-sud aveva questo spirito, cioè io ricordo all'epoca, ti ricordi Sandro, si poteva ancora andare negli alberghi, sì, delle squadre avversarie, non era, sì, tutto off limit come oggi, e ricordo quando arrivava la Juve, l'Inter, il Milan a Napoli, sentivi proprio la pressione, no? Sembrava che andassero in guerra. Quando invece arrivava la Samp col povero zio Vujadin, che poi ho avuto modo di conoscere qui a Napoli, sorrisi, tranquilli. Quindi ecco, diciamo che oggi ho visto un'immagine, credo proprio a Studio Sport, da te, della nazione, nel pezzo di Monica Vanali, della nazionale che così, usciva dal pullman dell'aeroporto di Heathrow, perché andava verso l'albergo che lo ospitava a Londra, e ho ricordato un po' quei sorrisi di quel gruppo, di quella Samp che noi chiamavamo, se ben ti ricordi, Samp. Ecco, diciamo che c'è questo spirito. Dal punto di vista tecnico-tattico non voglio ripetermi perché sottoscrivo ogni sillaba di Sandro, cioè una nazionale completa, ha saputo soffrire con l'Austria, ha dato spettacolo nei gironi delle prime tre gare e ha dominato il Belgio per lunghi tratti, la squadra che è numero uno nel ranking. La Spagna è sicuramente una squadra importante, non è quella che ci ha massacrato nel 4-0 della finale con Prandelli o quella che ci eliminò ai tempi di Conte. Però, insomma, bisogna sempre stare attenti. Luis Enrique, come Mancini, è un altro grande tecnico, a me piace molto. Pierpaolo, tu che partita ti aspetti? Soprattutto un grande Lorenzo Insigne protagonista contro il Belgio, con il tiro a giro. Beh, devo dire che pensando a Lorenzo e al presidente, a quello che ha detto De Laurentiis in questa settimana, ho sentito oggi una battuta, forse la sentiremo anche dopo, se continua così Insigne mette in difficoltà il Napoli e rischia di far saltare il banco. Comunque, rispetto
a questa nazionale nei cui quadri tecnici ci sono 6-7 ex calciatori di quella Sampdoria, addirittura ho rivisto Nuciari, se non ricordo male, sì. L'ex portiere, sì. C'è Sassano, c'è di tutto, effettivamente è una in nazionale blu cerchiata, però ritengo che questa sia probabilmente la compagine l'Italia che ha dimostrato di essere più squadra di tutte. Diventare squadra per una nazionale è oggettivamente un'alchimia complicata, tra l'altro complicata dal fatto che non è una nazionale di stelle, non ci sono campioni acclamati, sono tantissimi giovanissimi straordinari interpreti e devo dire che si sono trovati e hanno costruito dentro e fuori dal campo un gruppo importante. Le immagini di Spinazzola che lascia il ritiro abbracciato da tutti i compagni di squadra, compreso Mancini, o lo stesso Spinazzola che sta facendo carte false per tornare a vedere i suoi compagni di squadra giocare almeno in tribuna, la dice lunga, perché la nazionale è stata costellata anche di storie di calciatori che l'hanno vissuta obtorto collo, senza grande voglio, senza grande passione. Qui si percepisce la voglia, il desiderio e la capacità di tutti di stare in uno straordinario gruppo. E poi, a differenza di quello che succedeva spesso, ho sentito i colleghi, per esempio, della RAI commentare la nazionale, che mi hanno sorpreso sotto un certo aspetto. Cioè, non segnalano mai l'appartenenza del calciatore alla squadra di club. Dopo le prime gare mi sembrava qualcosa di nuovo, di inedito, no? Perché spesso si sottolinea lo juventino, il milanista, l'interista. Questo mi è sembrato invece quasi naturale rispetto al fatto che tu vedi Bonucci interagire con Insigne, prendo proprio uno juventino e un napoletano, con grandissima serenità, come deve essere naturale, in nazionale, cosa che devo dire nel passato non è mai accaduto con grande serenità. C'era un gruppo storico di una squadra, invece questa è una nazionale molto eterogenea fatta da calciatori che si stimano, si vogliono bene e giocano direttore, da squadra. Direttore, posso direttore? No, tu puoi no, quello che vuoi. Però devo fare un appunto alla tua Anna Maria. Sì. Beh, come si fa a fare un appunto a Anna Maria? Ma comunque se ci riesci, guarda. Perché tu hai giustamente elogiato questa nazionale in cui tutti sono uguali, qui c'è grande unità di intenti, questo clima di grande unione in cui si dimenticano le origini, si dimenticano le squadre di appartenenza. Sì. Però ho sentito Anna Maria pronunciare il tiro a giro di Lorenzo Insigne. E no, Anna Maria, non va bene, perché bisogna ritornare un po' alle radici. C'è tutta Italia che sta tentando di imitare la dizione giusta di tiro a giro. Va bene, non sono napoletana, quindi avevo problemi. Ma sei di Salerno, capirai. È di Salerno, non è di Napoli. Vabbè, voglio dire, ha parlato la potesina. No, perché sono cresciuta a Latina, questo è il mio problema, che non ho imparato bene il tiro salernitana. Tiro a giro, tiro a giro. Fammelo, tiro a giro, va bene, Sandro. Va benissimo. Va bene, quindi ora il marchio di Fabbri. Appoggio la mozione Sabatini, sono d'accordo. Sandro, perdonami, quindi oggi eri d'accordo con Ciro perché vi siete detti reciprocamente che eravate d'accordo. Oggi siamo io e te i nemici, va bene, ne prenderò atto di questa cosa, va bene. Ma a proposito appunto del valore squadra, che è appunto il valore che sottolineiamo puntata dopo puntata, no? E del valore gruppo, perché poi abbiamo visto anche come la Francia avere delle stelle importanti, poi alla fine l'individualità a volte può essere addirittura un limite, no? E quindi Lello, chiedo a te, presidente, quanto è importante? Alla stessa squadra di quando vincemmo, perché abbiamo un blocco difensivo che per me è quello vecchio della Juve che ha fatto vincere tanto, ritornati in auge Bonucci e Chiellini insormontabili. Manca solo Buffon per completare la BBC. No, ma credo che Donnarumma, per come sta giocando, non ci fa rimpiangere Buffon, che forse devo dire che l'unico fuoriclasse veramente di questa nazionale è Donnarumma, per l'età che ha, per quello che sta facendo. Mostruoso, è mostruoso. La parata che ha fatto. No, è veramente para tutto. E poi. Sicuramente. È una roba inumana. E quella, la forza di questa nazionale è forse quella che dicevano anche prima, che questa nazionale si adatta agli avversari. Gioca in base alla partita e all'avversario di turno. C'ha questa. Le grandi squadre devono avere più copioni. Partendo però da un presupposto, l'idea di Mancini, e lo ripete sempre il mister in conferenza stampa, è quella di fare gioco, di proporre calcio. Poi è ovvio, come diceva Pesaro, ci hanno rubato l'idea. Se becchi una squadra che ti pressa e non ti permette di superare la metà campo, ti adegui e la prepari in maniera diversa. Però l'idea di questa nazionale, e ce lo testimoniano le
30 rotte partite di imbattibilità e di prestazione, quella di fare gioco, non di subire e ripartire. Ma anche quando ed è questa entrano, un po' la Ciro, mia anche quando entrano dalla panchina, entrano, diciamo, sempre in maniera positiva. Cioè, siamo la, io non so se l'Italia sarà campione d'Europa, me lo auguro, non lo so, posso saperlo. Però una cosa, oggi possiamo già dirla in maniera ufficiale, siamo la squadra che gioca il calcio più bello d'Europa. Adesso Spagna... però ragazzi vi devo interrompere, perché a proposito di Lorenzo Insigne, a proposito di Rotira Gira, se no Sandro mi sgrida, brava. E qui abbiamo un ospite in telefonica, Ciro, tu già sai, ve lo presento, l'ex direttore sportivo del Milan Mirabelli, proprio per parlare appunto dell'eventuale rinnovo di Insigne, perché lui insomma è stato protagonista, l'ha trattato ai tempi del Milan di Gattuso, quindi benvenuto direttore. Grazie, buonasera a tutti voi, un abbraccio particolare a Ciro. Ciao grande. Senti, mi racconti un po', così c'è anche Sandro Sabatini per Paolo Petino, il presidente della Carpisa femminile, cosa accadde in quei giorni? Allora, al tavolo ci sono, c'è Mirabelli, Fassone e credo ci fosse già Gennaro Gattuso o Montella ancora, non ricordo bene. Che succede con Insigne? Chiami Raiola, che era il procuratore di Insigne? No, molto tempo prima. Ottaiano e Andreotti. Sì. Raccontaci un po' come andò. Ci siamo ritrovati, una cosa abbastanza semplice, ci siamo ritrovati in un pranzo di lavoro, poi dato che Lorenzo è un grandissimo campione, è normale che uno possa chiedere, però l'ho già dichiarato tante volte, l'amore che aveva Lorenzo anche per... la maglia del Napoli, non so se hai capito. Avevamo fatto giusto per capire se c'erano le possibilità, che poi magari sarebbe stato veramente una cosa difficile, poi magari andare a trattare con Napoli, non è una cosa semplice. E ora come andrà secondo te? Tu da vecchio bucaniere del calciomercato, ecco, la situazione la conosci, a un anno dalla scadenza, il Napoli però dichiara Ubi e Torbi che deve tagliare gli stipendi del 30%, il giocatore in questo momento è l'icona forse insieme a Jorginho della nostra nazionale, e mancano forse anche due gare, che quindi potrebbe diventare qualcosa in più di un'icona, forse chissà anche campione d'Europa. Come la mettiamo, Massimiliano? Ma guarda, intanto io veramente capisco sempre di meno, ogni volta che si tratta anche di giocatori importanti, arrivare veramente così tardi ai rinnovi, cioè anche per Insigne. Cioè, mi sembra assurdo che si arrivi a un anno dalla scadenza, poi se addirittura un giocatore così importante gli propone la decurtazione del 30%, vuol dire che gli vuoi dire quella è la porta, vai via. Questo è quello che mi sembra di capire. È un giocatore così importante, perderlo per il Napoli mi sembra veramente una cosa che non ci voglio credere, quindi mi auguro che insomma invece possa continuare questa bella storia tra il Napoli e Insigne, perché insomma sia l'uno che l'altro hanno bisogno entrambi insomma di continuare insieme, speriamo che sia così, però come suol dire e come dicono tutti, i matrimoni si fanno in due, quindi dovranno essere entrambi contenti, se no non sarà né la prima né l'ultima volta, ci si ripeterà tranquillamente. Sandro, sentivo in sottofondo, ti ho sentito, vero? Volevi fare una domanda? No, sì, una domanda ripensando al mercato di Mirabelli e di Fassone quell'estate al Milan, in cui arrivarono tanti giocatori e non arrivò il centravanti per il quale avevano fatto una super offerta, ovvero Belotti, che se non sbaglio Cairo rifiutò oltre 60 milioni offerti dal Milan. Ora anche Belotti come Insigne è in scadenza fra un anno. Innanzitutto, quant'era la cifra che esattamente che Cairo rifiutò allora e quanto può valere oggi Belotti magari ancora per lo stesso Milan a un anno dalla scadenza? Ma quando si ha un anno dalla scadenza certamente non è che puoi chiedere tanto, anzi devi un attimino adeguarti a quelli che sono i numeri del mercato, quindi o lo rinnovi o ti dovrai accontentare di quello che passa il convento, quindi magari non so chi lo vorrà, ma già quando un giocatore lo paghi 25 milioni a scadenza è già tantissimo, quindi all'epoca Cairo dichiarò il giocatore
ha una clausola per l'estero, ma comunque valeva pure per l'Italia, nel senso che non l'aveva la clausola, ma l'intenzione sua era prendere 100 milioni, per noi è una cifra assolutamente impossibile da spendere per un giocatore, quindi non lo prendemmo, però comunque Belotti è un grande giocatore, sta dimostrando di fare bene, non è facile perché comunque il Torino in questi anni ha dovuto lottare per la salvezza, quindi mi immagino un Belotti in una squadra diversa, con un potenziale diverso, insomma può fare veramente tanto tanto bene. In quella stessa estate Cairo rinunciò, aveva la clausola da 100 milioni, valutava Belotti 100 milioni, in quella stessa estate se non sbaglio De Laurentiis rinunciava a 108 milioni per Koulibaly, chi se n'è pentito di più a distanza di qualche estate? Io penso Koulibaly è un giocatore importantissimo per un Napoli che era proiettato a essere una squadra importante, era giusto magari tenere un giocatore come Koulibaly. Forse secondo me Cairo, per quelle che erano le ambizioni, doveva cercare comunque di vendere il giocatore e magari poter, cioè, perché non è che aveva bisogno di Belotti per salvarsi, cioè il Torino, quindi anche se è stato fondamentale, però magari con quei soldi magari faceva altri tipi di investimento, quindi penso che si sia pentito più Cairo e non De Laurentiis. Pierpaolo, tu ridevi? Ti ha fatto ridere questa? Sicuramente sono valutazioni importanti, ma io penso al momento attuale dei club, abbiamo sentito prima Malagò, che sostanzialmente stanno per esplodere, vessati e massacrati dai debiti. Però volevo chiedere a Mirabelli, che è un grande esperto di mercato, di commentare due cose. La prima, la riduzione dell'ingaggio da parte di Tonali, che pur di stare al Milan si è ridotto di quasi mezzo milione di euro l'ingaggio, che è una cosa che non è che si sente tutti i giorni, specialmente in Serie A. E poi questa ipotesi Isco per il Milan, se secondo te è un'ipotesi che approderà a un risultato finale, in un mercato particolare dove probabilmente non gireranno tanti soldi, credo. Hai ragione, c'erano pochissimi soldi. Tonali secondo me è stato un ragazzo intelligente a fare questo, perché comunque è un ragazzo giovane, è un ragazzo di grande prospettiva. L'impatto tra uscire dal Brescia e andare al Milan non è stato diciamo un impatto importante in tema di prestazioni, quindi poi c'era questo riscatto che doveva fare il Milan, un riscatto importante. Se non faceva così, Tonali rischiava un altro anno di passare, cioè dal Milan a rigiocare in Serie B al Brescia, quindi è stato un po' tra virgolette costretto, ed è stato un ragazzo intelligente, perché poi dopo se sarà bravo li guadagnerà dopo. Ha fatto bene a fare questo, perché comunque sta in un grande club come il Milan e avrà grandi possibilità di crescita. L'altro qual è? Isco. Ah, Isco comunque, se mai fosse... In scadenza anche lui, se non... Sì, Isco comunque ritengo che sia un trequartista importantissimo, un giocatore a scadenza che chiunque dovesse prendere, non so se lo prenderà il Milan, ma qualsiasi squadra italiana che giochi col trequartista... Isco lo interpreta veramente in modo egregio. In passato hanno cercato di farlo giocare un po' da mezzala, però il suo passo, la sua visione di gioco è più da vero trequartista, quindi chiunque dovesse prendere questo giocatore secondo me farà un grande affare. Massimiliano, domanda secca sul Napoli. Il Napoli cerca un centrocampista, no? Tre nomi sta valutando: Denis Zakaria del Borussia Nazionale Svizzero, Torsby della Samp e Berg dello Sheffield United. Tu chi prenderesti? Ma io sono, non posso essere quello che... Però io sempre conosco sia Zaccaria che Berg molto bene, sono due grandissimi giocatori, poi dopo dovranno fare... Le valutazioni le farà
penso la dirigenza del Napoli con un allenatore, perché Spalletti è un grandissimo allenatore, un grandissimo conoscitore, in base a quelle che sono le caratteristiche magari degli altri giocatori e come vuol far giocare la sua squadra, poi loro credo che sceglieranno per il meglio. Comunque a me piacciono tantissimo sia Bergi che Zaccaria, li conosco da tempo e sono dei giocatori importanti. Grazie mille, un ringraziamento a nome di tutti noi a Massimiliano Mirabelli, grazie davvero. E grazie a voi. Aspettiamo. E adesso, Presidente, noi ripartiamo subito dopo la pubblicità con un po' di calciomercato del Napoli femminile, quindi ci vediamo tra poco. Dacci un po' di notizie. Siamo tornati dopo la pubblicità, è arrivato il momento di monitorare quelli che sono i risultati del sondaggio, quindi se è giusto rinnovare o meno appunto il contratto di Maximovic. C'è una folla che vuole Maximovic, ma guarda, una cosa... Sì, tu sei in pole position. No, ma io so che siamo stati presi d'assalto dalle risposte su Maximovic. Infatti il 70% risponde di no. Ecco, anche qui quasi plebiscito come nelle scorse puntate, di solito però erano voti favorevoli. Ma molti scrivono che Maximovic chi? Molti hanno risposto. Sì, posso dire una cosa, cioè, si sono fatti i conti senza vostro, perché a Napoli di Maximovic interessa meno di zero, quindi cioè che poi il ragazzo possa aver espresso qualche amico desiderio di poter rifirmare un contratto con Napoli è un dato di fatto che noi accogliamo, ma né Fadi Ramadani, che è il suo agente, né la società sportiva Calcio Napoli ha sottoscritto, ha confermato. I tifosi sono d'accordo. Di una trattativa. I tifosi sono d'accordo. 70%. Adesso però è arrivata anche una domanda, vero? Sì, una domanda per Sandro Sabatini. Cosa ne pensi del nuovo stile del sorteggio del calendario di Serie A in pieno stile Premier League? Ovvero con il calendario asimmetrico. Asimmetrico. Può essere un vantaggio per il Napoli? Complimenti per la trasmissione. Buona serata a tutti. Grazie. Sandro, cosa ne pensi? Allora, devo essere sincero, basta sì, che non no, devi essere sincero, ti vogliamo sincero, vogliamo la verità. Che la Premier League avesse il calendario asimmetrico, io l'ho scoperto l'altro giorno, cioè quando è stato proposto il problema o l'innovazione per il calendario italiano. Perché poi col fatto che lì in Inghilterra c'erano le squadre con due giornate che saltavano due partite, poi le recuperavano, poi non c'era mai, già lo vedevo tutto asimmetrico fin dalla prima giornata. Io non credo che sarà un vantaggio per nessuno e sinceramente devo dire che l'importante è che si decida il calendario quando è, adesso viene fatto il calendario dalla prima alla 38esima giornata, che porti dei vantaggi o degli svantaggi a qualcuno io dubito sinceramente. Per me è una magari una comodità perché logistica per le, che ne so, i santi patroni, le visite del Presidente della Repubblica, del Papa, la festa del paese, non lo so. Su perché venga fatto, ci sia questa modifica, anche qui non lo so. Io sono uno favorevole a tutte le modifiche, capito, che ci sono intorno al gioco del calcio. Questa, vediamola, secondo me non cambia nulla. Sostanzialmente non cambia nulla. Magari... magari il cervellone, il computer, qui magari può aiutare anche Ciro Venerato, non lo so, e viene impostato per mettere, capito, nel girone di andata le grandi sfide come vengono e invece concentrarla più verso la fine del girone di ritorno. Può essere, rendi il campionato più equilibrato e più intenso e più emozionante fino alla fine. Può essere un'idea, però io sinceramente non so esprimere un giudizio, ti dico la verità, Anna Maria. Diciamo che di modifiche però in futuro ce ne saranno anche per il campionato femminile e quindi io approfitterei della presenza del presidente Lello Carlino per capire un po' i vostri movimenti in queste settimane, perché movimenti dal Real Madrid, dalla Roma, insomma ci sono stati innesti importanti in casa Carpisa. Sì, ma anche cambiamenti a livello federale, perché il prossimo anno ne retrocedono tre. Pensate che tra i tre chi possa essere tra i candidati, visto i grandi club che sono al femminile, però la squadra Nicola Crisano è convinto di aver fatto una buona squadra, però sarà molto molto dura, perché veniamo da un anno disastroso, ci siamo salvati all'ultima giornata, quindi era giusto questa rivoluzione sicuramente, perché hanno fatto veramente male lo scorso anno una squadra la che era partita. La prima parte diciamo, poi la seconda parte la seconda parte campionato. È stato bravo Pistolese a riprendere le redini in mano, però alla fine sempre 12 punti abbiamo fatto, certo. Quindi non è che si abbiamo fatto un exploit, quindi una squadra effettivamente costruita male da chi ha preceduto, sia Pistolisi che il direttore sportivo,
Oggi credo che la squadra sia molto più forte, però credo che anche le altre stanno facendo grandi cose. La Juve addirittura ha preso un allenatore straniero molto forte, però in prospettiva che vuole entrare nel calcio che conta europeo, anche al femminile, perché sapete benissimo che i grandi campioni femminili fanno fatica anche ad accettare la Juve, perché il nostro femminile non è visto ancora come un calcio professionistico, non è visto ancora nemmeno a livello di spettatori. E io per quello che mi auguro, per, a prescindere dalla squadra che stiamo facendo, che veramente ovunque andiamo a giocare, a Cercola, alle cose di Brema, finalmente vediamo un po' di pubblico, anche il 25% di Cercola, che sono 10.000 posti se non sbaglio, vedere 2.500 persone che vengono a vedere le mie ragazze, questo per me è il risultato più bello per queste ragazze che vogliono essere viste. Gli obiettivi di mercato che ti sei posto li hai già raggiunti parzialmente? Quasi raggiungi. Tutti, perché abbiamo... Cosa manca? Vabbè, la principale, lo sai, è stata la Goldoni, che è stata la prima che io personalmente ha giurato amore. Sono andato a casa sua per confermarlo, perché era un punto di partenza. Poi Popa di Nova, che ha fatto molto bene, è confermata. Deppi torna dopo e la un anno torna, che dovrebbe essere il fenomeno. Allora dite il nome completo di questa calciatrice. Deppi Chas Nicolau. Solo lei lo può dire. La chiamo sempre lei, lo può dire. E beh, dopo anni preferiamo che Deppi. Solo Anna Maria Baccaro può pronunciare il nome di ragazzi di molto giovani in prospettiva anche di nazionale. La Corrado, Tonioli dalla Juve ci sono bene, cioè questa volta siamo andati prima sulle italiane, visti gli errori dello scorso anno, quindi italiani in prospettiva nazionale, giocolo duro. Adesso dobbiamo fare gli ultimi 4-5 colpi per fare la differenza con i grandi club, devono essere mirati quelli giusti, logicamente in Europa o addirittura le due budget. Il budget è un 20-30% più dello scorso anno, nonostante lo scorso anno siamo stati quinti come budget e siamo stati arrivati terzultimi. Però il calcio ci insegna, no, che la dice anche lunga questo sugli errori fatti dai addetti ai lavori lo scorso anno. Però azzeriamo tutto, vogliamo fare un anno più tranquillo, però sappiamo benissimo che l'anno prossimo sarà ancora più difficile per le motivazioni che vi ho detto prima. Tra l'altro, Presidente, qui alle mie spalle ci sono le date del ritiro, sì, a Rivisondoli, quindi dal 27 luglio al 13 il giorno del agosto. Mio compleanno andiamo in ritiro. Il 27? Sì, sì, ah, il giorno dopo però... il mio onomastico. Bravo, te l'ho fantastico. Crisano in questo è scientifico. Possiamo, poi però... ci sarà anche la presentazione della squadra. Fammi dire una cosa, che il Presidente ha parlato di mercato, Ciro giustamente lo ha sollecitato, però c'è una nota dolente che accomuna in realtà sia il femminile che il maschile. Cioè i calciatori e le calciatrici di livello un po' più alto fanno ancora qualche difficoltà in più per approdare da queste parti. Cioè c'è una barriera in più, c'è un problema in più, sì. E si fa più fatica. A volte bisogna spendere forse anche qualcosa in più. Cioè, questo limite culturale è un limite ancora presente. Dolente per me, che lo sai che sono un passionale. Una delle trattative che ho seguito io in prima persona era il ritorno, non faccio nomi perché non mi fa piacere farlo, però di una napoletana che sta facendo molto bene in Serie A, che è nata con noi, che è cresciuta con noi. Presidente, la priorità siete voi, poi dopo voglio fare la nazionale per poi pensarci, dopo 15 giorni mi chiama, Presidente non mi dite niente, voglio rimanere al nord. Ho deciso di rimanere al nord, non è andata al nord, è andata alla Roma. Vabbè. Ah. Per dirvi come sta cambiando il femminile in peggio, dico io. Perché il professionismo sta creando questo per me è veramente stato un grande colpo di mercato al contrario, cioè mi è ritornato conto. Ti devi abituare però, se... No, mi devo abituare, cioè, bravo. Più si va verso il sicuramente professionismo, sicuramente devo ragionare meno con il cuore, saranno valutazioni così razionali, perché... fredde, asettiche, che sono quelle che fanno noi i loro colleghi maschi. Per tutto l'anno abbiamo fatto un programma sul calcio femminile e qui ti volevo, perché il Presidente ci deve promettere che si farà Anna Maria, no, ci auguriamo si faccia anche l'anno prossimo. Solo se c'è la Baccari, se abbiamo va bene, la Baccari c'è. Se dice tira a giro per tutta la settimana, o tira a giro della Goldoni, dai, avevo no, ma volevo dire che Sottanocchi, che lei era e poi nel derby Napoli Salernitana devi fare per il Napoli. Ecco, non la metti ragazzi, in difficoltà, no, ragazzi, a parte che non giocano nella stessa categoria del femminile, però la io sono salernitana. Ah, il giorno che arriva in Serie A la Salernitana femminile, allora là ci comunque abbiamo ospitato. No, guarda, lei ti farà sempre. Vabbè, ma le radici sono le radici, le origini non si rinnegano e non si tradiscono. Però insomma, io lo sai che ti voglio bene, quindi io sempre ti fatto per la Turris e per il Napoli. E allora ci capiamo, non ho mai cambiato, pur vivendo ormai lontano. Volevo chiudere solo su una cosa: noi abbiamo ospitato durante l'anno tante calciatrici del Napoli femminile, abbiamo vissuto con loro la grande emozione, la tensione, la rincorsa per la permanenza in Serie A. Molte di loro, anche qui, da queste
da questi schermi, come si dice normalmente, hanno giurato grande fedeltà alla squadra e hanno, raccontato la straordinaria voglia di restare in azzurro e quello che loro hanno vissuto da queste parti. Poi leggo in questi giorni che alcuni di loro, io più Paolo ci aggiorniamo, ci inviamo, dicevano, quindi se ne va, quindi... dicevano di, che sarebbero rimasti assolutamente, invece poi sono idea. No, però ecco, il presidente compassionale, noi lo siamo un po' tutti quanti da queste, a queste latitudini, beh, diciamo, ci rimane un po' male. Credo che verso il professionismo sarà sempre peggio. Però può darsi che, io dico, purtroppo le italiane, quelle che hanno iniziato a fare calcio femminile da tanto tempo, vogliono essere professioniste, ma molte non lo sono, perché non hanno un atteggiamento da professionista. Perché se vi faccio leggere i messaggi che mi hanno inviato dopo il campionato, presidente, tutta la vita con te, presidente, noi vogliamo stare con te, addirittura qualcuno, per esempio, quando mi arriva il contratto, tipo la calciatrice che vi ho detto prima, il contratto arriva, dopo una settimana è andata alla Fiorentina. Questo e per sappiamo di chi stiamo parlando. Si saranno affidate al Raiola tutte quante. Stiamo imparando. Vabbè. Adesso però dobbiamo lanciare il servizio di Alessandro De Mattia su Spalletti, poi ritorniamo qui e ne discutiamo. Dobbiamo insieme. Proprio? Dobbiamo. Vogliamo, quindi se dobbiamo. Servizio. Dimensionamento e ambizione. È Luciano Spalletti, l'ago della bilancia di questo paradosso. L'obiettivo dichiarato è quello di ritornare nell'Europa che conta, con l'obbligo però di far quadrare il bilancio riducendo le spese. Questa è la politica che ha imposto il presidente De Laurentiis. Questa è la missione di Luciano Spalletti, che non può prescindere dalla necessità di rianimare una tifoseria ancora depressa per l'amaro finale della scorsa stagione. Il Napoli e i suoi tifosi, un legame da rinsaldare al più presto, cominciando proprio dal 15 luglio, quando gli azzurri partiranno per la prima parte del ritiro a Di Maro, in Val di Sole. Bisognerà poi intervenire sul mercato, con tutte le difficoltà del momento determinate dalla pandemia, con i nodi da sciogliere di Koulibaly, Fabian e soprattutto del capitano Lorenzo Insigne. Si sarà parlato di questo e tanto altro nella prima visita a Castelvolturno per visionare il centro sportivo. Poi, l'8 luglio, ci sarà la presentazione e altre indicazioni su Napoli che verrà nei 2 anni targati Spalletti. Beh, insomma, sono state proiettate delle immagini della famosa e discussa conferenza stampa a Roma. Quindi Sandro, che cosa ne pensi anche delle dichiarazioni rilasciate da Aurelio De Laurentiis? Ah, la frase su Insigne sarà quel che sarà, mi è sembrata una frase molto troppo fredda, per non sarà quel che sarà, lo dici di tutti i giocatori meno che del capitano, ecco, che del simbolo del momento. La frase su sudore, lacrime e sangue dal punto di vista economico del mercato mi è sembrata una frase fin troppo fredda, aderente però indubbiamente al bilancio, perché è chiaro che è evidente che De Laurentiis ha voluto preparare comunque la tifoseria a almeno una cessione importante. E poi le altre frasi sono del solito De Laurentiis. Che, se devo essere sincero, però io non voglio essere critico da distante, perché poi a me piace anche quando c'è al limite la possibilità di replica, no? Da parte di un De Laurentesiano, insomma, di uno che appoggia De Laurentiis, quindi non mi va di fare la critica, punto e basta. E mi sembra che abbia un po' perso anche lui un po' di entusiasmo, ecco, Sandro, devo dire la verità. A proposito di questo, abbiamo un audio di De Laurentiis, quindi lo facciamo sentire, visto appunto che hai tirato in ballo tu la cosa e poi appunto continuiamo a parlarne, quindi chiedo di mandare in onda un attimo l'audio. Due gol ti rovina il bilancio, Ma Insigne sa che a Napoli ha dei suoi... sai qua, in fondo è un prodotto del mio vivaio Insigne. Tu devi sapere che Giuseppe Santoro, che io ho ripreso a lavorare con il manager con noi, non perché a volte ritornano, ma perché mi serviva effettivamente un napoletano che conoscesse il territorio,
E Giuseppe Santoro scovò il signor Insigne e lo portò a Napoli tantissimi anni fa. Quindi se poi Insigne dice no, ma io mi sono stancato, non voglio più essere relegato alla città di Napoli, voglio andare in giro per l'Europa, sarà una sua decisione, non certo nostra. È chiaro il ragionamento? Dichiarazione appunto di oggi alla mostra fotografica dedicata a Diego Armando Maradona, quindi dichiarazioni, cosa ne pensi? Questa, Sandro, sì. Questo è un po' peggio anche del sarà quel che sarà, secondo me. Sì, no, ma avevo letto anche questa, non me la ricordavo parola, però avevo letto anche questa. Ma diciamo che lo sta accompagnando gentilmente l'uscita, insomma, questa è, quella, è la chiave di lettura che ti do, molto, cioè... Non mi sembra un presidente che in questo momento si strappa i capelli o le vesti per un'eventuale riconferma, ma un manager freddo, ancorché avveduto, che fa i suoi conti e che ritiene che un calciatore vicino ai 30 anni non possa firmare un contratto da 5 partendo da una base di 4 milioni e mezzo. È accaduto, guarda, non più tardi di qualche anno fa, a un certo Gonzalo, il cognome era Higuaín, detto il Pipita, aveva la stessa età di Lorenzo e con il fratello agente De Laurentiis litigò. Perché? Perché il fratello agente di Gonzalo disse il giocatore chiede 5 anni di contratto, perché c'è chi ce li offre, è un giocatore che ha battuto il record di Nordal, chiediamo 7 milioni e mezzo, che è una cifra di mercato. E poi sapete tutti com'è finita. Più o meno l'unica differenza è che Insigne non guadagna come guadagna Higuaín e non punta a 7 milioni e mezzo, ma di sicuro non punta neanche a decuttarsi lo stipendio. C'è la via di mezzo, che è quella che temono tutti e che a questo punto si fa strada alla luce anche di queste dichiarazioni, fermo restando che non c'è stato ancora un vertice tra Pisacane, il nuovo agente di Insigne e De Laurentiis, per dirla tutta. Però l'idea di uno 0-0, ovvero sia andiamo avanti sino a giugno, fino alla scadenza, inizia a far capolino, ed è secondo me l'inizio della fine, perché in una piazza come questa avere il capitano in scadenza è un suicidio annunciato, ve lo dico subito, lo dico 12 mesi prima, ma non per l'impegno d'alto, perché ogni gara di Insigne, se fa una partita da 10 inizieranno a contestare De Laurentiis, che rischia di perdere un campione di questo livello. Se gioca male attaccheranno Insigne dicendo preserva le gambe per giugno. Ciro, quanto secondo te incide però il famoso litigio del ritiro dal capitano che non volle far andare la squadra di ritiro e la questione premi prima della partita col Verona? Ma, tu lo sai, De Laurentiis è uno che sì, ma quando si punta su certi argomenti magari litigio... potrebbe essere anche questo motivo di divorzio? No, abbiamo ben detto che lui ragiona da manager, il manager è razionale e non si lascia investire anche da situazioni private, perché lì ci fu una discussione molto forte col figlio di De Laurentiis, ma non, De Laurentiis da questo punto di vista è assolutamente freddo e razionale, cioè se deve fare un affare con uno che gli sta sulle scatole, ma sa che quello è un affare per lui e per il Napoli, lo fa. Se non deve fare un affare col suo migliore amico, perché gli crea documento, non lo fa. Quindi no, questo è un discorso che lui fa in maniera molto razionale. Insigne ha 29 anni, non posso fargli fare un contratto di 5 anni a cifre importanti, perché poi se lo rivendo vado a perderci, perché a 32-33 anni non avrà un grande mercato. O lo vendo quest'anno a 20-25 milioni e faccio l'affare della vita, perché faccio una plusvalenza visto che non mi è costato nulla e ha un anno di contratto, o lo rinnovo ma alle mie condizioni. Bisogna capire cosa farà Insigne. Sandro, sono conti sbagliati. A 29 anni vuol dire portare Insigne a 34 anni, non necessariamente con, tra virgolette, l'obbligo di rivenderlo durante questo percorso, e portare a compimento una storia che lega Insigne al Napoli e viceversa, e contemporaneamente il Napoli ha Insigne. Poi se 34 anni ti sembrano tanti, Cristiano Ronaldo ne ha 36, Chiellini ne ha 37, Totti ha giocato fino a 40, e posso continuare quasi all'infinito. È un rischio di impresa che De Laurentiis, io correrei, però io conoscendo De Laurentiis, escludo che possa correre a 9 milioni lordi anni, allora, anche se gli conferma l'attuale stipendio. No? Allora io sono 9 per 5. Ciro, io voglio fare quello che ci sta.
Okay, De Laurentiis, se il rischio di impresa, come lo chiami tu, si può chiamare in tanti modi, ma comunque il rischio di impresa è la definizione probabilmente più aderente a tutta la situazione. Se De Laurentiis non vuole correre questo rischio di impresa, però si deve presentare, io non voglio fare il presidente come il presidente del Borgo Rosso che porta il nuovo acquisto e scende dal torpedone, dal pullman col nuovo acquisto sotto braccio. Però se dici Insigne, spiega che Insigne è il rischio di impresa e quindi non deve essere confermato, non deve essere rinnovato il contratto, ma allora però presentane uno, cioè portane uno. Sì, sono d'accordo. Se posso sono aggiungere d'accordo, quello che... Questo sì, questo quello... Adesso però ragazzi dobbiamo andare in pubblicità. Però ripeto, le avvisaglie non sono delle migliori. Quella frase di oggi e quel sarà quel che sarà di Tiziana Rivale, ecco, non di sicuro, questo te lo posso dire, non hanno reso felice né l'entourage né il giocatore. E su questo siamo tutti d'accordo, Sandro. Anna Maria, prima della pubblicità non slot, cioè se Insigne se De Laurentiis pensa che Insigne abbia un'altra squadra, perché dice magari vuole andare all'estero, gli ha fatto anche un pochettino limitazione, no? Sul modo di parlare. Anche De Laurentiis, lo dico, vuole essere manager, vuole essere freddo, vuole così, anche lui deve avere un nuovo Insigne da tirar fuori come un jolly dal taschino. Se no i tifosi sono disorientati, non soltanto sulla questione affettiva, nostalgia, di amore, di affetto nei confronti di Insigne, ma anche sono disorientati proprio sul progetto tecnico, sull'impresa tecnica, sul Napoli che deve andare in campo con Spalletti, ecco, tutto qua. Sandro, io ti ringrazio come sempre, ci vediamo venerdì, mi raccomando. Sì. E quindi... Domani facciamo il tifo per vedere un... Vogliamo vedere proprio una super goleata dell'Italia. No, tira a giro. O tira a giro. Doppietta con tira a giro. Va bene. Ciao Sandro. Lello, saluto anche te, presidente del Napoli Calcio Femminile, speriamo di vederti quanto prima qui e poi ci vedremo in ritiro e poi avremo un'intera stagione da raccontare insieme. Grazie, alla prossima. E adesso pubblicità. Ciao presidente. Ci siamo Susi, direi anche di chiudere il sondaggio, vedere un po' se i voti continuano a salire per il no e ricordiamo anche la domanda. Bisogna rinnovare il contratto a Maximovic, scusate, sì o no? Direi che l'85% dei voti è per il no. E quindi la votazione? 85% dei voti per il no. Quindi sono saliti i no rispetto al terzo blocco. Grazie Susi, quindi diciamo che il popolo, il tifo napoletano è stato chiaro, però adesso è arrivato il momento di salutare un altro ospite, perché veramente oggi, come sempre, ci siamo proprio sbizzarriti. Abbiamo Antonelli, intermediario internazionale. Ciro, so che tu ci tieni a salutarlo in particolar modo. Sì, come tutto è un amico, poi un grandissimo professionista che ringrazio per il suo intervento. Buonasera. Ciao Ciro, ciao a tutti, grazie a voi. Allora, ti chiamo per un motivo. Ora parlerò di Koulibaly dicendo che il Napoli, non più tardi di 7-8 giorni fa, ha rifiutato un'offerta ufficiale del Paris Saint-Germain, valutando, insomma così, troppo bassa l'offerta economica di Leonardo, 40 milioni. Questa è una notizia certa, perché abbiamo conferme anche dall'entourage di Koulibaly. Detto questo, manca molto al 31 agosto e quindi vedremo ora se altri club si faranno sotto. Dico altri club perché so che il Paris Saint-Germain sta stringendo per Sergio Ramos alla luce del no di De Laurentiis. E tra i possibili eredi di Koulibaly, se ne parlò già la scorsa estate, se ne riparla anche adesso, perché tu lo sai Stefano, come sono solito dire, se un giocatore ti piace nel 2020 ti piace anche nel 2021, e parlo ovviamente di Senesi. Tu ti occupi di questo calciatore, dacci un po' le ultime, insomma, se il Napoli continua come lo scorso anno a corteggiarlo e se rientra nei desiderata di Giuntoli, Spalletti e De Laurentiis. Ma guarda Ciro, hai fatto una premessa perfetta, nel senso che in questo momento il Napoli ha un occhio vigile sulle uscite più che sulle entrate, perché il Napoli in questo momento potrebbe avere la priorità di mettere lì un centrocampista di grande struttura in mezzo al campo, un qualcosa che si avvicini a Bakayoko o forse lo migliori dal punto di vista dinamico, ma con quella struttura. Quella è la priorità di questo momento del Napoli. Dopodiché il Napoli dipende, non dico tutto, ma molto dalle uscite, perché se Koulibaly non esce per 40 milioni, Ciro, che ha 30 anni,
40 milioni in questo mercato sono soldi veri? E se non esce per 40 milioni significa che il mercato non ti propone cose diverse. Di conseguenza, probabilmente De Laurentiis si potrebbe fare la scelta di tenere Koulibaly, ma se tieni Koulibaly anche quest'anno, probabilmente lo tieni o fino a fine carriera o giù di lì, nel senso che non credo che il prossimo anno avrà lo stesso valore di mercato. Quando comincia ad arrivare a 31 anni, 32 anni, non è la stessa storia. Il Paris Saint-Germain, avendo così ricevuto un no e potendo eventualmente prendere Sergio Ramos a zero, perché è uno svincolato di fatto del Real Madrid, magari spende qualche soldo in più economicamente parlando e magari si sistema in quel modo lì. Senesi entra in un contesto esattamente di giro di mercato, se non c'è l'effetto domino nei difensori centrali, quindi se non si sposta Koulibaly, non credo che ci saranno le premesse per parlare di difensori centrali al Napoli, dove a quel punto rimarrà Rahmani e Koulibaly, rimarrà Manolas probabilmente, anche se si percepisce anche una volontà di ritorno in patria per Manolas all'Olympiakos, però può darsi che non è quest'anno, sarà il prossimo anno. Probabilmente Luperto andrà a giocare, credo, ma potrebbe anche rimanere all'interno magari facendo un'alternativa. Non credo che il Napoli abbia voglia, e scusa che se sono stato un po', mi sono dilungato, non credo che il Napoli di quest'anno sia arrembante sul mercato se non fa l'uscita importante. Pierpaolo, tu hai una domanda? Sì, no, volevo chiedere che questo mercato che guarderà molto all'uscita dalle squadre, credo sia un mercato che accomunerà un po' tutte le squadre. Tra l'altro un mercato dove giustamente sottolineavi 40 milioni sono soldi importanti, fino a qualche anno fa erano legati al passaggio di un giocatore medio, oggi si fa fatica a prendere campioni con questi importi. Che tipo di mercato sarà in Italia secondo te? Ci si deve aspettare colpi importanti o, ecco, io leggo di tantissimi giocatori in scadenza anche di squadre importanti che stanno cercando di approdare in club anche di primo livello in Italia, cioè sarà un mercato economicamente contenuto e anche come movimenti, secondo te? Ma guarda, io ritengo che questa storia dei parametri zero è un po' il cane che si morde la coda, perché se poi devi prendere Sergio Ramos e gli devi dare 7-8 milioni netti l'anno per 2 anni, che all'ordo diventano 32, perché voi sapete che se 8 diventano 16, 16 per 2 diventano 32. Ora io dico, sì, Sergio Ramos è campione di livello assoluto, però poi dopo ti ritrovi senza un valore patrimoniale, magari riesci a vincere un campionato più in Francia, ma non ti garantisce nient'altro. Quindi io, se fossi il Paris Saint-Germain, e lo ha fatto, andava a investire su Koulibaly, ma oggi è vero che l'Atalanta compra Musso, portiere, per 20 milioni. Guardate che comprare Musso, l'Atalanta, in un ruolo anomalo, perché spendere 20 milioni per un portiere all'Atalanta è una cosa importantissima. Quindi, come vedi, i soldi ancora ci sono? Se l'Atletico Madrid ha speso 35 milioni per De Paul, significa che i soldi nella media ancora girano. Però in Italia, per esempio, Juventus questo investimento non lo può fare. La Juventus, se farà un tesoretto, lo farà per Locatelli e nient'altro. A meno che non venda qualche pezzo importante, ma non vedo che la strada sia questa. L'Inter sappiamo esattamente che deve vendere per poter pensare di eventualmente comprare qualcosa o integrare qualcosa. Intanto ha venduto Hakimi e probabilmente dovrà mettere in discussione qualcos'altro. Il Milan ha già dato, perché non ha rinnovato Donnarumma, ha preso un portiere con di valori tecnici sicuramente importanti, economici sotto la media, perché comunque è stata un'occasione, un'opportunità. Non vedo un mercato in Italia tra le italiane di sviluppo clamoroso. Ecco perché continuo a dire che 40 milioni, se decidi di non prenderli, hai deciso di non dar via Koulibaly. Quindi Koulibaly a questo punto è incedibile. Bene, grazie mille a Stefano Antonelli, grazie per essere stato con noi. Grazie, ti aspettiamo presto. Ti aspettiamo a Napoli. Sicuramente. Grazie Stefano. Ciro, è arrivato il momento di qualche indiscrezione. Sì, partiamo subito da quella di giornata. Un nome nuovo a centrocampo.
C'è infatti un nome nuovo. Detto che il Napoli sta seguendo sempre Berg dello Sheffield United, che resta un giocatore monitorato, ci sono discorsi su Thorsby con la Samp, non ancora però approfonditi. Ecco, ho proprio detto di oggi la notizia che invece c'è un nome nuovo. È un nazionale svizzero, Denis Zakarie, del Borussia Mönchengladbach, che già lo scorso anno fu in parte monitorato da Giuntoli, ma il Borussia sparava dal zero, 45 milioni. Ora è nella situazione di Insigne, perché il giocatore ha un anno alla scadenza e ha già fatto sapere tramite il suo procuratore, che è lo stesso di Koulibaly, Fally Ramadani, che ha ottimi rapporti col Napoli, che vuole andare via e preferisce un'esperienza importante. Prima di un infortunio, che gli è occorso lo scorso anno, c'era il Manchester United del City. Ora è una possibile così, opportunità, ma prima va dismesso Ruiz. Per quanto invece riguarda il terzino, il nome è Emerson Palmieri, con due notizie in più rispetto agli altri lunedì e gli altri venerdì. Ma ci sia stato l'ok del giocatore? Il giocatore sicuramente, dopo un colloquio con Spalletti, vorrebbe sposare il progetto Napoli. Ma soprattutto il Napoli sta facendo pressione sul Chelsea, perché il giocatore è in scadenza fra un anno, ma ha un'opzione unilaterale che il Chelsea, volendo, potrebbe sfruttare. Così il giocatore allungherebbe di un altro anno e potrebbe arrivare qui in prestito. A meno che il Napoli, con i soldi di Mario Rui, trattativa con Galatasaray, sì, 6-7 milioni, possa andare più in là dal Chelsea e, aggiungendo qualche altro soldino, portarselo a casa per 10-11 milioni. 7 milioni per Mario Rui, è una notizia meravigliosa di quelle che è uscita in questa settimana. Posso fare un piccolo inciso su Insigne? Piccolissimo, prima di chiudere, altrimenti ci staccano. Allora, trovo odioso che De Laurentiis stia iniziando la campagna demolitrice del giocatore, iniziando a metterlo nella condizione di attribuirgli eventuali responsabilità personali se andrà via. Per me questa è una cosa odiosa, ma non è un film nuovo, è un film già visto. È un film già visto. Adesso io vi ringrazio, ringrazio Ciro Venerato, ringrazio Pierpaolo Pedino per essere stati qui con me, con noi, con voi. Noi ci vediamo venerdì alle 21.10, però vi saluto con un video simpatico tratto appunto dalla conferenza di De Laurentiis. Ci vediamo venerdì.